Bless tre ragazzi, ben sedia. Io sono in questo video in cui parte di Roma, Cagliari, in cui è finita 1-1 con la parità delle due squadre. In cui ragazzi, il primo tempo va a segnare con 2-1-0. Joao Pedro che congiusto il gol 1-0. Anche il gol del vantaggio, raga. E quindi ragazzi, sarà poi il gol di Joao Pedro, ragazzi, non è bastato. Ma poi il Cagliari fa un grande errore. Infatti va a segnare quello dell'autogol del capitano del Cagliari, Luca Cepitelli, che ha concesso il gol della parità. Ma quindi ragazzi, con questo gol della parità la Roma si salva dalla sconfitta col Cagliari. Poi il secondo tempo le squadre hanno provato a trovare il gol di vantaggio, non ci sono riuscite. Grande partita per la Roma che si porta, che si va come pronata questa partita per il Cagliari ragazzi, per le squadre ragazzi che meritavano più, meritavano la Roma, soprattutto merita l'Inter in questa partita molto importante. E quindi ragazzi, che adesso la Roma sarà la Roma. Il Cagliari partono un punto, che la Roma rimane al quinto posto dove c'è il Napoli sopra, che farà di tutto quello che vede il quarto posto. E poi c'è il Cagliari al settimo posto, che si deve al settimo posto per ora. Poi vediamo cosa faranno la squadra dietro al Cagliari, se in caso perderanno il Cagliari rimarrà zona Europa League, se in caso vinceranno il Cagliari se ne andrà forse. Non staremo a vedere ragazzi, la stagione è ancora lunga, ma staremo a vedere ragazzi. Quella Roma di Fonseca, da cui l'ultima volta abbiamo parlato che la Roma ha pareggiato contro il Wolfsburg, con la squadra austriaca, che ha quello pareggio in Europa League. La Roma però un ottimo campionato lo sta facendo, man mano si è ripresa come squadra e farà di tutto per tornare in Champions, ma quest'anno la vedo molto difficile per la Roma tornare in Champions, che la Roma che fu tolta dall'Atalanta. Poi ragazzi, sarà molto dura ragazzi. E quindi ragazzi, il Cagliari farà tutto pur di salvarsi da prendere l'Europa League anche quest'anno. Il Cagliari è un Cagliari molto arrabbiato, molto competitivo. Quest'anno è un Cagliari molto competitivo, non so come l'anno scorso e come gli altri anni. Un Cagliari che non vuole perdere, vuole trovare una vittoria a ogni costo pur di salvarsi. Ma comunque ragazzi, per la Roma che però sarà una lunga stagione, troverà la Roma Champions e staremo a vedere ragazzi se la Roma troverà la Champions oppure si eviterà ancora la Europa League come l'anno scorso. E quindi ragazzi, che dire, per il Cagliari che poi l'ultima volta era una grande vittoria la Roma che viene da una grande vittoria anche la Roma. E quindi ragazzi, quindi ragazzi è tutto, noi ci vediamo stasera, ci vediamo dopo contro Torino Napoli e stasera poi inizia Juventus in Italia, quindi ragazzi è tutto, ci vediamo, è tutto, ciao.